Buongiorno ragazzi, buon sabato vincente a tutti! 3 febbraio, estrazione del 3 febbraio 2024. Ragazzi, oggi è San Biagio, oggi è San Biagio. Una fettina di panettone, di ciò che è avanzato a Natale e Capodanno, mangiamocela, magari ci porta anche bene per stasera. Una fettina di panettone avanzato del Natale. San Biagio ci vuole questo. Allora ragazzi, come vi ho promesso, ho raggiunto oltre i 7.000 iscritti sul mio canale YouTube, completamente gratuito, non incasso un centesimo né da voi e né da YouTube. Com'è bello fare i numeri gratis e far vincere le persone. Vedo che riesco a far vincere comunque. Va bene, detto ciò, ragazzi, negli aggiornamenti che vedrete dopo, io il video degli aggiornamenti lo metto in tarda mattinata. Non ci sarà più Lambo di Cagliari perché è uscito solo il numero 6 e non ci sarà più Lambo di Genova perché è uscito solo il 15, quindi via questi due ambi. Rimane però in gioco quello di Milano, mi raccomando, nella bacheca degli ambi secchi rimane il Milano 16-21, mi raccomando. Ho aggiunto due ambi nuovi, sono due ambi bellissimi nella bacheca, quindi la bacheca degli ambi secchi ci saranno sempre tre ambi secchi a ruota unica. Sono due ambi che ho aggiunto, uno su Napoli e uno su Venezia, ambi consecutivi. Lambo consecutivo, le poche volte che l'ho dato in passato, ha dato il doppio ambetto, perché voi sapete che due numeri consecutivi, se esce l'ambetto, ti paga doppio. Quindi mi raccomando, io fossi in voi guarderei più tardi gli aggiornamenti, ma questo video è esclusivamente solo per il metodo della penultima del mese su Torino Venezia. 4-5 persone già ce l'hanno questo metodo e hanno visto che ha pagato al secondo colpo lambo secco spaccato 70-43 a Torino. Quindi adesso che io vi do il metodo, perché quando finisco di parlare vi metto la foto con tutto scritto, non potete sbagliare, per delucidazione me lo chiedete lunedì. Ve l'ho data solo oggi perché anche se ve la davo ieri non serviva, perché comunque questo mese ha già pagato, la penultima del mese di gennaio ha già pagato lambo secco al secondo colpo. Quindi è vero che in un mese è successo, potete controllare la statistica, che ha pagato più di una volta, ha pagato più di una volta la previsione. Però io dico sempre, una volta che paga la previsione lambo secco o lambetto o lambata, qua non c'è attenzione, quindi io mollerei la previsione. Poi è logico, qualcuno la vuole portare avanti, gioca solo quella, magari vince 2-3 volte in un mese, attenzione. Comunque, la statistica non è male, io non ho una percentuale di vincita, però vi posso dire che su 12 mesi, 8 mesi ci paga lambo secco spaccato, mal che vada lambetto. Qualche mese fa, se andate a vedere quando vi fate i vostri controlli, è uscito addirittura il terno, perché qua parliamo di 4 numeri, su Torino-Venezia. Praticamente c'è un primo ambo da calcolare, un secondo ambo da calcolare, un terzo ambo da calcolare e un quarto ambo da calcolare. Ma i numeri si intersecano, quindi non sembrano tanti numeri, ma in realtà poi alla fine si girano tra di loro 4 numeri. Capirete da soli, dopo che io vi metto la foto che ho composto io, con calma vi fate lo screenshot, ve la scrivete su un quaderno, ve la tenete, tanto anche molti previsionisti faranno uso del mio metodo della penultima del mese, ma sì, i copiologi ce ne sono tantissimi, no? Tanti personaggi di YouTube sono stati soprannominati copiologi, proprio perché hanno l'abitudine di copiare, perché di loro, se non fanno la terzina simmetrica 28, 58, manco 88, di più poco sanno fare, vabbè, lasciamo stare. O usano tecniche di altri personaggi, vabbè, lasciamo stare. Vi regalo questo metodo, finalmente, raggiunti i 7.000 iscritti, anzi siamo a 7.020 quasi, e così ne possono fare uso anche i previsionisti, coloro che purtroppo non hanno nient'altro, perché ci sono previsionisti in gamba e ci sono alcuni previsionisti che purtroppo, ahimè, sono messi un po' male, dicendo continuamente che le chiamate ci sono tantissime, che gli abbonamenti scoppiano. In realtà stanno perdendo tante cose, stanno perdendo, gli iscritti rimangono fermi perché basta comprarli, anch'io vado a 12.000, 15.000, 18.000, 20.000, ci metto poco. Ora non posso permettermelo di comprarli perché non c'ho soldi e io non guadagno su di voi. Che vi devo dire? Ragazzi, questo è il video del metodo della penultima del mese. Adesso vi metto, subito dopo me, non chiudete, che c'è il video della penultima del mese. Mi raccomando, fatene buon uso e ricordatevi una cosa:
Quei personaggi pagliacci clown su YouTube che vi promettono la garanzia della vincita, vi prendono per il culo e voi abboccate. E vabbè, affari vostri se abboccate, eh. Loro vi prendono per il culo, ma questa gente di lotto non capisce un cazzo, perché se vi garantisce la vincita al 100% non capisce un cazzo. I metodi, non esiste metodo che paga al 100%. Non esiste metodo che paga al 100%. Detto ciò, chiusa la parentesi, saluto tutti, anche quelli che gli rode il culo, e io appunto consiglio sempre Malox, bruciato del culo, insomma ragazzi, anche di stomaco, vabbè. E vi metto subito il metodo della penultima del mese. Ah, dimenticavo, non mi sono dimenticato che questa mattina vado alla Guardia di Finanza di via Fabio Filzi. Tra l'altro poi vi racconterò perché un mio amico finanziere, perché sapete che ho anche l'amico finanziere, l'amico della polizia postale, insomma ci sono tutti gli amici stretti, dice che forse la denuncia è meglio non farla, querela denuncia, ma fare l'esposto, che più o meno ha la stessa base, ma la denuncia rimane e va in archivio, l'esposto no, l'esposto ne prendono atto. Se è fattibile bene, se non è fattibile, tanto se sono l'unico minchione non sarà fattibile, ma intanto io faccio il mio, anche perché, voglio dire, lasciatemi fare, fidatevi di me, che so che vi fidate al 2000x2000, poi io ho i commenti aperti su YouTube. Allora, anche qua una premessa, molti previsionisti perché non hanno i commenti aperti? Ve lo spiego io, alcuni previsionisti che io conosco e che io stimo fanno bene a tenerli chiusi perché è una rottura di palle stare a rispondere, bla 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 bla. Ma altri previsionisti non aprono i commenti, sapete perché? Ditemelo voi qua sotto, ve lo dico io? Perché sanno che riceveranno solamente il 90% di messaggi negativi. Mimo Nazionale non ha mai nascosto i commenti, li lascia aperti e andate a vedere tutti i miei video, tutti i commenti sotto. Evidentemente me lo merito. Ciao ragazzi, ciao anche i nemici. Adesso vi metto il metodo. Non chiudete, che sennò questo video è per il metodo. Poi in tarda mattinata metto gli aggiornamenti, eh. Ciao ragazzi, ecco il metodo, qua.